Tu ed io siamo uno. Namaste. Namaste, amici. Namaste del cuore. Ciao. Ed oggi abbiamo qui in carne ed ossa. Esatto, la meravigliosa Laura. La meravigliosa Laura che è riuscita in questo momento di pandemia persino a dimagrirsi. È incredibile. Molto bene, molto bene, yeah. Terzo passo della mia bella risata, molto bene, yeah. Salutiamo la Marianna incredibile. E allora andiamo a presentare la meravigliosa Laura, questa stella brillante che porta al mondo luce, pace, gioia e puro amore. Allora, lascio la palla ridente a Laura. Prendila. E presentarsi è il minimo sindacale, presentarla, e adesso si presenterà. E presentarsi è la stella brillante. Vai Laura, vai Laura. Vabbè, allora carissimi amici, mi chiamo Laura Amadori e sono mental coach. Che significa poi mental coach? Significa allenare la mente, quindi andare a, diciamo così, monitorare i propri pensieri. Tante volte abbiamo, spessissimo, dei pensieri nascosti e neanche sappiamo di averli, quindi bisogna veramente controllare ciò che pensiamo in maniera quotidiana, quindi proprio un allenamento della mente, cioè andare a vedere. Ci sono tanti sistemi per questo, certamente non è semplice, però ormai siamo tantissimi sistemi. Ho fatto tanti studi, non solo prettamente di mental coach, ma anche a livello energetico, di pranic e di theta healing, per chi lo conosce, un altro tipo di metodologia. Devo dire che io uso un po' tutti i metodi che ho studiato per andare appunto a guidare, a vedere quali sono i blocchi che noi abbiamo a livello mentale. E per qualsiasi cosa potete contattarmi nella mia email a amadorila@libro.it. Ripeto, amadorila@libro.it. Vi aspetto, grazie a tutti. Saluto a tutti quanti. Grazie Laura. Quindi mi raccomando, qualsiasi informazione, approfondimento, potete naturalmente scrivere un'email a Laura. Una domanda a Laura, la Amadori è punto la? No, è attaccato e piccolo. È attaccato e piccolo. Tutto attaccato, le virgolette di Laura, perché Amadori il cognome, la è il Laura. Ecco, quindi Amadori la. Ecco, quindi Amadori la senza l'accento sulla A. È tutto attaccato e tutto piccolo. Allora, senza punto neanche, quindi Amadori la chiocciola libero punto it. Risalta che è tutto ok Laura. Per chi volesse saperne di più, mandate un'email e lei vi dirà veramente questo e molto di più. E allora andiamo avanti con la sessione ridanciana, perché oggi c'è un altro nostro meraviglioso amico, il nostro insegnante di Qigong, Massimo. E Laura, rimani con noi. Con voi. E vai! Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Massimo, maestro di Qigong, venga qua, prego. Vieni molto Laura, bene, siamo insieme. Molto bene, yeah. Allora Massimo, presentazione, una piccola presentazione, una perla di Qigong, prego. Una perla di Qigong. Prego, io un passo indietro, lui un passo in avanti. Bravissimo, bravissimo. Andiamo insieme Laura, vai, con la risata grazie, perché lui è un maestro di Qigong che lo insegna. Infantile. Vieni un pochino più qui centrale, un pochino più qua, un fatti vedere. Infantile questo, giochiamo con le nuvole. Giochiamo con le nuvole e con la risata, vai Massimo. Però è difficile vedere le nuvole ridere, a meno che non... Ma ridono Massimo. Ridono le nuvole. Quarto passo dello yoga della risata, vocalizzo lettera A. Facciamo Qigong, yoga della risata. Per questo esercizio forse è meglio la lettera I. Perché Massi? Spieghiamolo un po'. Perché questo lavoro è sull'arco del costato, per cui sull'arco cardiaco. È un lavoro che rimette in ordine anche le braccia, i gomiti, i polsi, molto utile per il turno carpale. Però la I blocca la gola, per cui la vibrazione dell'esercizio
si canalizza con la I, per cui. Grazie Massi, sei un grande, e Laura anche sorride e ride, la nostra meravigliosa mental coach. Doni e talenti su questo canale è il minimo sindacale, portarli così il mondo sarà un mondo migliore e guardiamo anche Madre Terra e l'umanità. Anche le nuvole ridono, noi non le vediamo ma loro ci sorridono. Ridono e sorridono. Larghezza delle anche, vedete un po' flesse le ginocchia, guardate la postura di Massimo regalandoci questa perla di buon umore. Cerchiamo anche di rimanere sul centro e girare solo la colonna su se stessa, dentro l'asse, così, ecco, sì. Vedi? Senza andare a destra o a sinistra, sì, sulle gambe, però sì, siamo così, poi cambiamo, ritorniamo al centro, spingiamo, cambiamo, sì, e ritorniamo al centro, così. È tutto l'asse, proprio una. Le mani servono soltanto per bilanciare questo movimento, perché è in asse e la colonna è su se stessa, si torce su se stessa. Sono le anche che portano il gioco. Vocalizzo, quarto passo, yoga della risata, lettera I. Andiamo ad inspirare ed espirare con la bocca. Proviamo anche con la E, portando la vibrazione del riso qui all'altezza delle costole mobili. E adesso la E è cambiato? Sì, lettera I E è qua. I e quindi guardate. E adesso la E è invece chakra. Coste mobili. Ok, perfetto, milza e ok, fegato. Che te lo dica fa, vai Massimo, io vai faccio Laura. Anche qualche nuvola in movimento. Nuvola in movimento, nuvola vai. Nuvola in movimento, così. Che sono passi di Laura, sei uscita fuori, non uscite okay, fuori, ok, rientrate, lettera, vocalizzo, lettera. Siamo romani tra Severini, ogni tanto lo diciamo anche in romano. Muovendo l'anca e quando abbiamo sbloccato le costole mobili proviamo a fare la lettera A proprio al centro, sì, proviamo. Sentite com'è più fluida? Sì. Lettera A, vocalizzo, si inspira ed espira con la bocca, via. Respirazione diaframmatica, alziamo e corazziamo il sistema delle difese immunitarie in pochi minuti. Risoterapia. La testa è fra le nuvole. Brava, anche qui una mia cara amica che sta facendo aerobic dance a Villa Pamphili sta ridendo, contagiata dal allora, Qigong. I piedi sono radicati, ma la testa è fra le nuvole. La testa è tra le nuvole e da parecchio tempo. Noi giochiamo tempo con le nuvole, così le abbiamo fra le mani, giochiamo. La testa è completa fra le nuvole, ma tutto il corpo, i piedi sono immersi nella terra. Oggi riscaldamento Qigong con yoga della risata, via, vocalizzi, quarto passo. Divertiamoci, giochiamo col nostro bambino interiore, che nostro non è, dimmi cos'è. Cambiamo un attimo esercizio. Cambiamo esercizio, vai Massimo. Allora, per un attimo raccogliamo il Qi dai piedi, sì, lo portiamo su. Che è al molto dantien, basso, che è molto le basso. Le mani stanno qui. Vai. Regoliamo questo respiro. Regoliamo il respiro e lo facciamo portiamo sempre su, con. Aspetta. Quando segniamo giù. Inspiro addominale, torace, diaframma, addomo e lettera O, vocalizzo. Adesso andiamo a incrociare e separiamo le nuvole, che vuol dire separare i pensieri. Ah, subito, subito, e Laura qui che interviene. Eccoci, ah. Allora andiamo su, inspiriamo. Separiamo le nuvole. Qigong, yoga della risata col maestro Massimo, che fa parte dei gruppi della risoterapia. Col mental coach Laura, separiamo le nuvole e torniamo ad essere noi stessi. Ritengo. Allora, le nuvole possono essere scure e sono pensieri cattivi. Possono essere rosse e sono pensieri di rabbia.
poi sempre più chiare sono pensieri positivi, ma sono senza pensieri. Il ciel sereno è senza pensieri. E infatti togliamo quindi pensiero positivo e negativo, purifichiamo i pensieri e trasmutiamoli in oro. Quando il cielo è sereno siamo senza pensieri. Benissimo, vocalizzo lettera. Massimo, leggermente un pochino, un passino un pochino più interno, se no non ti vedono e se fanno due risate io e Laura. Perché lui, il maestro, non c'è. Torniamo al respiro. Torniamo al respiro, lettera O, vocalizzo, quarto passo, yoga della risata. Larghezza delle anche, flessi leggermente le ginocchia. Vai Massimo. Collaboriamo insieme con Massimo. Prendiamo dai punti, dai wagong dei piedi. Per chi volesse prendersi anche i calzini. Per tutto il meridiano dei reni. Sì. E ci va al dantien, per cui i piedi respirano da rene 1 e le mani simbolicamente vanno alle sopracciglia e scendono. Lettera O, vocalizzo Massimo, inspiro addominale, lettera O ancora, suono di terra, inspiro. I piedi caricano l'energia e la portano al dantien, qui. Sì. Mentre fanno questo le mani simbolicamente vanno su, però l'energia va dai piedi fino a, sì, questa zona qui che si chiama il dantien. Dantien, lettera O, espiro, vocalizzo lettera O, scendo. Sento con le mani tutto il trano della terra, del pavimento, lo porto su. Sorrido, pare si faccia il metodo Duchenne. Ho chiusa. Prendo l'energia da madre terra, come dice Massimo. Prendiamola, spalmiamola. E la porto qui. E poi quando scendo. Vocalizzo lettera E. Vado, tolgo su tutte le tossine, sorrido. Vado all'energia del cielo, riscendo di nuovo. Vocalizzo lettera. Testa, le ginocchia. Poi piego. Piego, vai. Inspiro addominale sempre, lettera U. Piego le ginocchia, vai. Respiro qua, ridiscendo, ridiscendo qui. Quindi massaggiamo l'esterno, benissimo. Vado su. Sorrido. Di nuovo. Respiro, espirazione addominale, risoterapia, vai. Scendo con una O aperta. Scendo così. E fletto le ginocchia, vedete? Inspiro e ridiscendo. Sempre ispirazione addominale e poi vocalizzo. Espirazione. Lettera. I tre diaframmi, diaframma costale, intercostale, alziamo la voce, diaframma grazie. pelvico e diaframma perineale sono in equilibrio, più si rilassano più l'energia scorre. Risata dell'ok, scusa un attimo Massimo. Ok. Terzo passo dello yoga della risata, molto bene, yeah. Continuiamo con il riscaldamento oggi Qigong e yoga della risata con la nostra meravigliosa Laura, mental coach ed oltre d'altro, e Massimo, il nostro meraviglioso maestro, che nostro non è, dimmi cos'è. Continua Massimo, vai! Che facciamo? Allora, vai. Eravamo rimasti a una cosa. Quindi, andiamo. Sempre larghezza delle anche, flesse le ginocchia. Larghezza delle anche, cosa? Adesso, se voi vi sentite colpiti, non lo facciamo apposta. Colpiti! Ha detto colpiti! Piano, in mo. Vai! Ho, 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 ho. Lettera O! Stappo diaframmatico, inspiro e continuo. Inspiro, vai, con la bocca. Al proprio ritmo aumentiamo e poi rallentiamo. E poi sappiamo in risata, vai, diminuiamo.
Ispiro ed espiro con la bocca, respirazione diaframmatica, riscaldamento Qigong oggi. Inspiro, riempio l'addome, scendo l'etera. Grazie Massimo. Perle di Qigong oggi, di mental coach. Inspiro, su le braccia, sorrido. Mi apro alla vita gioiosa. Bravo Massi, va bene lì, bravissimo. Inspiro addominale sempre. Vocalizzi di yoga della risata, quarto passo. Molleggio delle flessioni delle ginocchia, larghezza delle anche, sorrido e rido, lettera U. Sentiamo l'energia, radichiamoci a Madre Terra, sempre l'attenzione nel qui ed ora. Piccoli saltelli? Per chi potesse non avesse problemi alle articolazioni delle ginocchia, piccoli saltelli, sorridenti. In questo esercizio facciamo oscillare il coccige. Guarda al centro dell'obiettivo, vai. In questo esercizio, quando facciamo così, il coccige è libero, la U è lì che si crea tutta l'energia vitale, la punta del coccige. Lettera U, riscaldamento diaframmatico. U è la terra. O e U. O è l'acqua. Braccio oscillante. Oh. Lettera A, vocalizzo, ispiro ed espiro. Possiamo farle anche senza saltello per chi non potesse. Anche sulla sedia la stessa cosa, con le braccia oscillanti, sorrido, metodo Duchenne. Scendo con la colonna, scendo verso Madre Terra, scendo, ritorno. Adesso lo stesso cosa facciamo. Massi, sempre guardando a loro perché ti stanno ascoltando e vedendo, grazie Massi. In tre tempi, andiamo su. Inspiro sempre addominale. Stappate, scendete. Inspiro. Braccia oscillanti, via. Andiamo un po' qui. Andiamo radicati un attimo. Quindi piegati, lasciate andare la colonna. Lasciate andare, bocca aperta con la pancia. Prima respiriamo e poi... Lettera A, mentre siamo proprio ai cocchini verso Madre Terra. Questo è il grounding, Ok. Lettera A. Lo facciamo anche con lo yoga della risata. E sciolgo la colonna piano piano. Srotolo le vertebre, sorrido ancora. Vado a prendere la totalità del cielo. Prendiamo la totalità del cielo col sorriso e la gioia. Qigong numero uno, esercizio di carica, per cui carica. Anche di è tipo Tadasana, il Tadasana benissimo. In movimento. Posizione della montagna, come se fosse yoga cinese, Qigong. Vocalizzo lettera O. Inspiro addominale, torace, diaframma e addome, sorrido. Espiro. Il perineo si siede e poi spingendo le ginocchia indietro andiamo a stendere. Inspiro, Poi ci risegniamo. Inspiro, in avanti le braccia, tese rilassate, sorrido, lettera O. Inspiro, sorrido. Radichiamoci tra cielo e terra.
Siamo un tutt'uno. Andiamo a accarezzare l'orizzonte. Accarezziamo l'orizzonte, come dice Massimo. Apriamo tutte le vedute, tutte le nostre possibilità e ridiamo all'universo quelle che non ci servono, trattenendo le nostre. Lettera A, va bene Massimo? Sì. Inspiro torace, diaframma e addome. Apro il mio cuore alla vita e sorrido e giunisco. Lettera A. Oh, poi scendo lettera O. Quando arriviamo qui, carezziamo l'orizzonte, tutte le nostre possibilità. Andiamo così, lo carezziamo tutto. È come una spugna che prende tutto il mare e poi ridiamo via tutto quello che non ci serve, trattenendo quello che è nostro. E poi di nuovo giù. Oh. Quando andiamo verso Madre Terra ci pieghiamo, vedete, con il mento verso lo sterno, ci pieghiamo con la colonna e poi torniamo su srotolandola. In basso lettera O, quando ci apriamo all'orizzonte, yoga della risata, lettera A. Ah. E posso, come ha fatto Massimo, ruotare il busto. Scendo giù lettera O, inspiro addominale. Espirazione diaframmatica. Inspiro addominale, torno su. Ah, mi apro all'orizzonte, alla vita gioiosa. Sinistra, destra. Torno giù lettera O, inspiro addominale, lettera O. Accarezzo Madre Terra, sorrido nella gioia del cuore. Apro la vita a più possibilità. Tutte le possibilità. Tutte le possibilità. Oh. Adesso nel cielo appare un bellissimo rainbow. E vai, arcobaleno, disegniamolo! Un bellissimo arcobaleno che parte da questo punto della mano fino a quest'altro. Fino all'altro centrale. Abbiamo questo arcobaleno e ci siamo proprio sotto. E vai! Bellissimo. E giochiamo bellissimo con questo arcobaleno. E le vocalizzo, lettera Massimo. E. La E è sempre le costole mobili. Sempre le costole mobili, come dice Massi. Mettiamoci anche gli yoga della risata nell'arcobaleno del Qigong. Tutto è uno, uniamo le varie vie della verità e della le vie olistiche dell'essere integri, sani, completi e realizzare noi stessi. Vedete come siamo realizzati? Aroma si dice yoga della risata, risata dalla discussione. Il Qigong del cinese che ha appena finito di mangiare. Anzi, la donna cinese che ha appena finito di mangiare. Una volta risata era una della donna cinese che ha finito di mangiare, vai! Bravo Massimo! Gibberish no sense! Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Non dare le spalle alla camera, Massimo! Mai! E non fare il maleducato, fierezza cosmica! Della risata. Continuiamo, vai Massi, dai, che oggi questo Qigong è fortissimo. Allora, riscaldiamoci ancora. Allora possiamo anche sbomballarci, che ci fa molto bene lo sbomballamento con la risata? Mi manca un po' lo sbomballamento. Dopo la quarantena lo sbomballamento. Allora lo faremo dopo, adesso Massimo continua, vai. Allora dai, la barca sul lago. Yeah. Barca sul lago sorridente, ridente, lettera. Ah. La lettera A? Andiamo? Oh, 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 oh. Riempio l'addome, stappo, lettera O. Inspiro. Metà circonduzione, scendo, una circonduzione. E fletto le energia gambe. Energia del cielo. Sorrido. Prendo la barca e la spingo nel lago, poi la lascio e Da mocca a barca andata. Sorridiamo che è meglio, ridiamoci sopra con la barca. Andiamo con la barca della risata, che ci è rimasta solo la barca della risata. Inspiro addominale, scendo lettera O. Fletto le gambe, circonduzione, cielo terra. Ok, adesso la facciamo meno esagerata. Meno esagerata, vai. All'inizio si esagera, poi non si esagera. Vai.
Cioè all'inizio si esagera il movimento, sì, per allenare tutto il coso, il muscolo, certo, tutte cose, però poi diventa questo. Quindi una piccola barchetta, quella mini, dopo quella che piccola, hai allenato piccola, tutto, il loop va avanti. E certo. Andiamo all'infinitamente piccolo di Fran San Francesco. Ok. Seguiamo Massimo. Allora, tiriamo la palla perché siamo bambini e ci piace giocare palla con la palla. Palla dello yoga della risata, tira la palla. Tira Laura. Prendila Massimo. Specialmente è andato fuori dalla camera perché era una palla molto pesante. Dal piombo all'oro, palla della risata. Allora ricominciamo. Allora, sempre qui, sì, sempre tutti. Allora, per sbomballare alla cinese, sì, io vi ricordo un po' anche le comari romane, quelle, sì, che camminano un po' così. Sì. Non che tutti le ragazze cinesi sono tutte magre, tutte così. Sì, certo. Però lo sbomballamento del Qigong è classico luogo della donna cinese. Che poi tutta libera. Scioglimento sopra la risata, letterava Massimo. È un po' orso. Un po' orso. Ecco. Quindi? Lettera? Lettera orso. Lettera. Orsa O. Oh. Oh, noi O. Oh. Mettiamo la O. Oh. Sbomballiamoci, shakeriamo, caviglie, palmi delle mani, ecco, anche da fermi, larghezza delle anche, lettera O. Questa è una risata interna. Vibrare il corpo, massaggiarlo dall'interno all'esterno. Metodo Duchenne, sorridiamo. Rotazione del busto, sinistra, destra, sinistra. Sembriamo più degli orsi orangutanghi sorridenti. L'orso si scuote così. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Andiamo da Laura, Laura ci farà fare oggi una respirazione da mental coach, proprio un piccolo suggerimento Laura per questo periodo, dalla paura al coraggio, un piccolo suggerimento teorico e magari pratico per poter aiutare tutti noi ad affrontare al meglio questo momento impegnativo. Bene. Grazie Laura, prego. Allora, per tutti quanti, sicuramente siamo stati tutti quanti molto castigati, intrappolati. Gibberish no sense, mimo quello che dice lei, gibberish no sense. È vero. Quindi io consiglio sicuramente il senso di liberazione che bisogna sentire da dentro di noi e chiaramente la cosa più importante è la respirazione che parte dalla pancia, sentite bene la vostra pancettina, e cominciare a sentirvi sia con la mano dietro, perché è importante sentirvi con le mani, perché tante volte il problema è che uno non ha la consapevolezza del corpo e quindi mettete la mano così proprio sulla pancettina e qua dietro, e a questo punto cominciare a respirare lentamente sentendo la vostra pancia, mano a mano si alza, vedete il diaframma tutto quanto, il plesso solare, postate al plesso solare, fate un bel respiro e aprite la parte qui polmonare del torace, quindi io inizierei proprio il gesto imitando proprio con le mani stesse, quindi il respiro cerchiamo di imitarlo quando si alza con le mani, alziamo qui tutta la pancia, respirate forte, sale su e voi sentite con le mani, sentitevi, fino ad arrivare al petto, fate così, aprite il petto, aprite e tirate fuori. Cercate di fare questo tipo di esercizio almeno 5 volte, sicuramente state molto meglio, indubbiamente. Ok. Grazie Laura, namaste della risata! Massimo, che te posso? Grazie Arianna e grazie Massimo. Grazie Massimo. Allora, li trattengo qualche minuto per poter andare a fare, se volessero, anche loro, e dato che oggi sono stati gli ospiti meravigliosi e stupendi del canale Happy Yoga, proprio questo è un canale per tutti, condivisione di doni e talenti che noi siamo. Massimo è anche ballerino, non ve l'ho detto, oltre che maestro di Qigong. E Laura, anch'essa balla non solo la danza naturalmente, non del mattone.
oltre che Shaolin e oltre questo fa anche naturalmente la danza del... Del, no, del mattone abbiamo detto, ma della salsa. Oltre alla salsa, quindi tutte le salse, in bianca, tutte le salse. Rosa, marrone, quella, però... quella è una cosa così. Quindi una cosa importante è comprendere che muovere il corpo è anche una, con la danza, con magari le arti marziali, con lo yoga, col qigong, col tai chi, con quello che volete voi, qualsiasi sia la via, l'importante è la risonanza del cuore, la presenza, l'attenzione e quindi aprirsi alla conoscenza di noi stessi. Con un cuore aperto ed una mente aperta, la verità arriverà. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Namaste, amici del cuore, tu e Dio siamo uno. Grazie Massimo per le tue perle di qigong con Happy Yoga. Lasciando i rumori del mondo moderno, entrando in un parco, in una foresta, la luce del sole, il muoversi del vento, il vibrare dei colori delle piante ricordano questo sorriso, questo ridere della natura che è silenzioso ma anche molto potente, molto forte. In realtà non è solo silenzioso, perché se si entra dentro questo movimento ci si ricorda di come siamo fatti. Gli alberi, la terra, tutti gli elementi sono pieni di energia, di chi. E noi siamo una parte di questa grande manifestazione cosmica. Allora vengo qui e mi riporto al mio centro, mi ricordo di me stesso e comincio a sentire la terra, sentire gli alberi. Piano piano i miei movimenti si innalzano, si abbassano, le vibrazioni entrano dentro di me. Vedo che il ritmo della vita è espansione e ritrazione. Inspiro, espando e vado a cogliere tutta l'energia che posso. È il segreto intrinseco della vita. Gli antichi sciamani della Cina se lo ricordano come il loro unico modo di sussistere e di sopravvivere. Lo potete fare anche con la risata silenziosa, come sto facendo io. Con un sorriso interno, il ghigno, dulce, il metodo dulce, ma anche un sorriso interno che parte dal cuore verso gli occhi e poi si espande verso tutto il corpo. Col metodo dulce, come dice Massimo, col sorriso. Loro erano parte osservante, parte del cielo, delle nuvole, delle cose. E vivevano questo ritmo, vuoto pieno, espansione del sole, tramonto, notte, vuoto, pieno, vuoto. Nuoto nell'aria, in un'aria che non si vede ma che è piena di energia. Vivo questo eterno movimento in un modo spontaneo, filosofico quasi. Le nuvole giocano con le mie mani e le mie mani giocano con le nuvole. I miei piedi cercano i punti della terra dove più possono avere contatto. La totalità dell'essere è fatto dall'energia del cielo, l'essere umano e la terra, con tutti i suoi elementi, il legno, l'acqua, il metallo e l'aria, il fuoco e al centro la terra, con la sua pace, con i suoi frutti, col suo colore giallo dorato che dà vita a tutti i colori. Cerchiamo di andare alle spalle.
Seguite i movimenti di Massimo e il suo Qigong. Questo è un Qigong spontaneo. Sorridente e spontaneo. Ho sentito l'energia attorno a me e la seguo. Potete anche andare col vocalizzo ridente. O con il sorriso. Nuotare nell'aria. Il Qigong spontaneo di Massimo è molto bello, con sorriso. Nuotare nell'aria vuol dire sentire tutto quello che è attorno a noi, che è quasi invisibile, e sentire il suo movimento. L'aria si muove, l'acqua si muove, il legno pure si muove a modo suo, cresce. Tutti questi elementi respirano in noi in un movimento di pieno e di vuoto, di pieno e di vuoto, sempre fluido, non finisce mai. Andiamo verso l'alto come possiamo andare verso il basso. Così è lo yoga. Cogliere energie. Noi siamo una parte filtrante di questo. Il Qigong è formato da esercizi molto codificati, come esercizi invece liberi come quelli che sto facendo, che appartengono, ma è sempre lui. È il senso della filosofia della vita, poter toccare il cielo, poter carezzare un albero. Noi stessi apparteniamo a questa immensa danza. Io ad esempio lo faccio col vocalizzo quarto passo dello yoga della risata, o Massimo col sorriso interiore. Scegliete voi. Come più vi risuoni nel cuore. Il vento si gonfia. Essendo primavera è vento e poi batte contro la terra, si rinfrange in tante energie, poi si rigonfia, si ricrea e sbatte poi sempre con la terra. Dentro inspiro e respiro tutti i movimenti, entro dentro, tutte le mie evoluzioni appartengono alla natura, agli animali ci aiutano, danzo gli animali come posso danzare l'orso. Posso danzare l'airone o la gru, mentre prende il volo, è sempre più in alto. Prendiamo d'estate. Il volo con la gioia. D'estate, la gioia è estate. Massimo continua col sorriso interiore, io con lo yoga della risata. Ma poi in autunno posso danzare la tigre. Sono tante le possibilità. Proprio indietro Massimo per farti vedere meglio. Guarda sempre l'obiettivo per vederti meglio. Poi posso danzare la scimmia. Danziamo con la scimmia con Massimo. Gioiosa del Qigong. Vocalizzo yoga della risata. Siamo andati in cose codificate. Allora ci mettiamo un attimo, sì, con i sorriso. Piedi così. Vai. Due uova sotto le ascella, io vi guardo adesso, ecco. Dal cuore, dal centro del cuore con amore, nasce un sorriso interiore. Sentiamo questo centro che è felice, che vibra felice. Questo sorriso, questa vibrazione di felicità, dal cuore arriva fino agli occhi,
e gli occhi diventano sorridenti, belli, pieni di amore, di gioia. Dagli occhi questo sorriso va su per la testa, arriva alle spalle e scende verso le braccia, i gomiti, gli avambracci, i polsi, le mani e le dita di mano. Sentite tutte le braccia, tutti i posti del corpo che vi ho detto che sorridono. Più sorridono, più sentite un fermo lì. E sorridono. Poi di nuovo dal centro del cuore c'è una vibrazione interna piena d'amore, di luce, che arriva agli occhi. E dagli occhi parte verso il viso, verso i denti, la bocca, sale su, arriva alle spalle, scende lungo tutto il corpo e tutto il corpo comincia a sorridere, pieno di sorriso, di un'acqua fluida sorridente. La gabbia toracica sorride, gli organi dentro la gabbia toracica sorridono, lo stomaco sorride, il pancreas sorride, la milza, il fegato e la cistifera. I reni sorridono, le surrenali, gli intestini, tutto sorride. Tutti gli organi cominciano a sorridere. Respiriamo. Le cosce sorridono, il bacino sorride, le ginocchia sorridono, tutto il corpo è sorridente, io questo sguardo sorridente, socchiuso. Ancora collegati tra cielo e terra. Senza muovere le spalle, soltanto la torsione
Quindi il capo? Sì, il capo, senza muovere le spalle. non tanto col mento in alto, così, proprio così, guardi così. Sempre col vocalizzo, mi raccomando, rotazione. E lasciamo le spalle. Ci mettiamo dritti, le spalle non si voltano, si volta solo il capo. Respiriamo sempre con il vocalizzo lettera O, yoga della risata. Inspiri mentre Inspiro. Vai a guardare e vocalizzi quando torni in centro. Lettera adesso, piccolo squat, allungo. Questo esercizio si chiama vincere le 10.000 malattie. Ah sì, le vinceremo tutte. Guadagnare tutte le 25.000 benattie. Guadagnare tutte le 25.000 benattie. Sconfiggere le 10.000 malattie. Trasmutarle, perché possiamo solo trasmutarle. Proviamo con la I. Via, lettera I. Squat, divari con le gambe, talloni interni, dita esterne delle piante dei piedi, molleggio, vai Massi. Sempre vocalizzo lettera A. Lettera O prima. No, forse la E. Lettera E prima. Non ci rimanere ma. Ok. Cambio. Lettera A, lettera E. Inspiro ed espiro. Lettera E e massimo anche. Facciamo I anche. Adesso lettera I. Tiriamo su. Quindi dal basso verso l'alto squat. Guardo al centro. Guardo le dita, naturalmente. E come si chiama questa posizione respirazione del Qigong? Il tiro dell'arco. Il tiro dell'arco, l'avevate intuito, eh? È il secondo padroncino. Da parte degli esercizi del bloccato. Lui intanto sorride internamente, io esternamente, internamente. L'ha capito? Sì, certo. C'ho questo sorriso Massimo, interno. Tu hai sempre il sorriso interno, bravo. Io ricordo a loro il respiro diaframmatico con la bocca, lettera I, diaframmatico, riscaldamento. Inspiro ed espiro con la bocca. Vocalizzo, quarto passo dello yoga della risata e Qigong. Ricordiamo il respiro. Gambe tese, torniamo al respiro. Aspetta, prima lo regoliamo con le gambe qui. Ok, flessione squat. Regoliamo il respiro. Respiro addominale. Vocalizzo. Scendi col perineo. Nello squat. Tutti fanno squat. Lo squat a sedere bello. Che certo. Bella papera che sono. Cioè va bene, perché il culo all'africana è il più giusto. Però ecco. Anche col culo all'africana è il perineo che cade, è morbido. Se tu cadi col perineo, le chiappe stanno tutte morbide. Grazie Massimo.
Se invece scendi con le chiappe si indurisco. E bella grande ragazzi, che estate! Estate di Danciana! Ok. Olla. Chiudiamo. Sugli avampiedi, lettera U vocalizzo. Portiamo in avanti così. Non scattare in alto, porta in avanti le ginocchia. Ok, in avanti portiamo. Separare un po' di più perché perdi l'equilibrio. Allora, okay. Tutti tendono a sbomballare una bella pizza cosmica qua sopra, invece no! Non sbomballamento, io mi sto sbomballando. Invece di andare verso l'alto, andiamo con le ginocchia in avanti e le stendiamo mentre andiamo in avanti. Butta le ginocchia e i piedi in avanti, ti trovi in punta di piedi che neanche lo sai. Hai notato? Vai in avanti, si alza da solo il piede. Respiro addominale. Questo è meraviglioso. Per l'equilibrio. Ritrovare l'equilibrio sugli avampiedi, inspiro, addominale, vocalizzo. Vai. Ci sono i punti dell'equilibrio qui, sì. E vanno massaggiati sempre, in modo che potremo stare così, senza cadere. Possiamo anche fare questo, Massi, che io lo adoro. Ecco, sostenere il cielo. Era il primo, l'abbiamo fatto per ultimo. Allora vai, l'energia della terra. Prendiamo l'energia della terra, portiamo qui come abbiamo fatto prima, la ridiamo la terra e andiamo a prendere l'energia del cielo. Sosteniamo il cielo con la risata. Vocalizzo lettera. Allora, primo coso, uno. Vocalizzo. Vocalizzo di terra, scendo, squat, allungo le braccia. Intreccio, salgo, sostengo il cielo. Inspiro. Incrocio. E lettera. Sostengo il cielo e rido. Inspiro addominale, dal torace al diaframma all'addome. Inspiro. Espiro, vocalizzo lettera. Ancora. Prendiamo dalla terra attraverso i meridiani, tutta la gamba, respira prana fino a questa zona qui, le mani vanno simbolicamente fra le sopracciglia al tetto della casa, poi ridiamo la terra quello che non ci serve più e... Lettera, vocalizzo quando qui, scendo. Arrivati qui, ecco, croce. Andiamo su, portiamo le ginocchia indietro, all'africana, l'espansione del cielo. Inspiro, sorrido sempre, lettera o vocalizzo. Scendo, squat, intreccio. No, non fai qui, cioè quando arrivi qui proprio. Quando arrivo qua intrecciamo, cioè, dal basso, benissimo. Vai. Su. Quando tiri su, okay. Non dare lo slancio delle spalle, porta indietro slancio, le ginocchia. Ok. Deve essere sempre rotatorio, vedi come si libera la schiena di dietro, sì. Vai. Okay. Evviva, liberiamoci! Le ginocchia indietro, okay. Porti su, respiri dai piedi e porti dentro il bacino, qui. Vai, poi rimandi via quello che non è necessario. Ecco. Incroci. Ginocchia indietro, in modo che quando vai in alto tutto scende giù al coccige, vedi? È tutto libero e l'energia del cielo quando arrivi qui scende al coccige, scende al pube, ok? E vai. Le due forze non si devono contrastare ma si scorrono. Seguiamo Massimo. Oh,
Se ce la fai, vai un attimo in punta di piedi su questo, ne facciamo un altro solo in punta di piedi, abbassi i piedi. Tu sei una come me. Arianna, sei l'unica che è messa dietro. Santa pazienza! Rifacciamo l'arco un attimo. Rifacciamo l'arco di nuovo per salutarci. Vocalizzo magari adesso lettera A. Inspiro addominale, squat, divarico le gambe, allungo il braccio destro, piego l'avambraccio sinistro, sorrido e rido. Lascio tutto allo yin, yang. Yin e yang. Come dice Massimo. Torniamo all'equilibrio di quest'unica energia. Per un momento torniamo qui, mettiamo le mani, questa è una palla di energia, mettiamo le mani di fronte al dantien. Ora, quando io dico dantien è questo sotto l'ombelico, però in realtà di dantien ce ne stanno uno sotto, uno qui, un altro qua, un altro piccolo qui. Allora, andiamo nella semplicità. Però quello che si dice comunemente è quello dell'ombelico, che quando sei bambino ce l'hai lì, quando sei adulto ce l'hai un po' più in basso. Ok, benissimo. Mettiamo le mani, questo si chiama Tibao. Benissimo. E respiriamo con un dolce sorriso interno, sistema di Ucene, lei ride e io so già, io so già il sole che mi sorride sugli occhi. È vero. Piano piano questa palla di energia che scorre, la senti come scorre da una spalla all'altra, viene assorbita dal dantien e le mani istintivamente si avvicinano. Per chi volesse farlo con il quarto passo dello yoga della risata, vocalizzo stappo diaframmatico, sempre inspiro ed espiro con la bocca lettera A. Io metto una O e la faccio un po' più a cicuna. Benissimo. Risata cavernosa. Lascia che si assorba, lascia che il dantien assorbi l'energia del tuo lavoro. No, non lo muovere te, se tu gli dici al dantien di assorbire, vedi che... ecco, vedi. Adesso c'hanno dei piccoli movimenti femminili, nel senso che io e Arianna abbiamo deciso di conoscerci un po'. Movimento del bacino, disegniamo. Pube in avanti. Pube in avanti, pube indietro. Allora, i punti sono cerchio disegnato. Perineo in asse, pube in avanti, dantien, ombelico, ming main che è questo punto qua, wei lu che è il coccige e poi di nuovo in avanti. Benissimo. È uno scorrere energetico. Bravo. Sono Massimo. Sono quattro punti che fanno così. Andiamo in semplicità oggi, è la prima volta, dai. Vai, così, perfetto. Grazie per le spiegazioni. Andiamo ecco, facciamolo vedere effettivamente. Inspiro addominale, noi possiamo poi andare con l'espirazione diaframmatica, vocalizzo. Poi, le ginocchia, ecco, si muovono molto armonicamente, non è che danno scatti, ecco, diciamo, vuoto, pieno, ecco. Tutto. Ecco, vediamo un pochino più così, piante dei piedi parallele. Vocalizzo lettera A. Muoviamo il bacino in avanti e dietro, dietro avanti. Oh.
Più fluido e continuo possibile col proprio ritmo. Possiamo cambiare anche dalla parte opposta, certo, adesso? Quindi dal basso, dietro e in avanti. Wow. Vocalizzo lettera A, riscaldamento diaframmatico. Potete farlo anche con la lettera O, come Massimo sta facendo. Anche perché la A è molto qua, però questo. Sì, certo. Questo però non significa, perché voi potete a ogni esercizio dare la vocale che volete. Assolutamente. Però di solito la è, questo, è il diaframma qui. Diaframma. La O aperta è qui, la O è chiusa e la U proprio. La U le gambe. La U è proprio che. E torniamo. Amici del cuore, che ridere con Massimo oggi. Qigong e yoga della risata con il maestro Massimo. Non mi ricordo neanche il cognome. Ma che essere il maestro. Ringraziando Massimo per la sua lezione meravigliosa. Meditazione della risata, vi stiamo regalando una meditazione della risata dove proprio dalla fontanella, dal chakra della corona, scende questo filo d'oro, questo collegamento, e dall'osso sacro andiamo proprio a sciogliere tutte le tensioni, dalla pianta del piede naturalmente, radicata al cuore di Madre Terra. Andiamo a sciogliere tutte le tensioni con la meditazione della risata. Quindi inspiro addominale. E lasciamoci andare a questa risata catartica, libera e leggera, risata libera, che può aiutarci a sciogliere tutte le tensioni. Inspiro, sorrido e godiamoci questa meditazione di risata. Grazie anche a Massimo, sorride anche lui e ride. E ci aiuta a meditare, liberando la mente, il cuore, l'animo. Sempre più collegati al qui e ora. Che ve lo dico a fa. Acceleriamo il ritmo. E adesso andiamo piano piano, ecco, deceleriamo. E inspiro addominale, terminiamo, inspiro dal torace al diaframma all'addome, sorrido, metodo Duchenne, inspiro e svuoto l'addome, si risucchia
l'ombelico verso la zona lombare, lo svuoto, sorrido, espiro, inspiro, sorrido, piano orizzonte, lo sguardo, sorrido, espirando, e ancora inspiro e sorrido, espiro e sorrido, ed andiamo a strofinare i palmi delle mani per salutarci con naturalmente il mudra dell'Angeli Mudra, del Namaste. Andiamo a cantare il mantra dell'Om 3 volte per salutarci con umiltà e gratitudine e gioia nel cuore. Inspiro, addominale, riempio l'addome e sorrido. Ancora inspiro. Inspiro. Ringraziamo i maestri ascesi, la matrice divina, i maestri. Ringraziamo ora le nostre menti luminose sempre di più. Ringraziamo i nostri cuori pieni di puro amore. E Madre Terra, con umiltà e gratitudine, e grazie a Massimo per aver portato lo yoga cinese, Qigong, con lo yoga della risata, di aver unito queste sinergie, perché nell'unione dei cuori tutto è molto più energetico, entusiasta e positivi. Molto bene, molto bene. Molto yeah. Bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, molto yeah. Bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Dico, se famo poi uno spago tutto male.